Cioè le vostre mostruose, i vostri mostruosi mattinali. Signora Emilia, a nome di tutto il cortile Scavone avete fatto una bellissima sorpresa. Noi speriamo di aver fatto il nostro meglio, ci siamo prodigati un po' tutti, abbiamo collaborato e abbiamo portato fuori le cose più belle che ognuno di noi aveva nei cassetti conservato da tempo. È veramente stata una cosa molto bella perché ci ha fatto anche socializzare, e siamo stati bene insieme e collaborando abbiamo realizzato questa manifestazione che veramente dovrebbe ripetersi più spesso. C'è qualche pezzo in particolare che consiglia di vedere qua esposto di Uncinetto, di Ricamo? È un copriletto molto antico, ha 100 anni di vita. E il merletto è tutto realizzato a mano e il chiacchierino, questo qua sul cesto, è veramente molto prezioso perché per poter realizzare un centrino di quelli ci vogliono mesi molte volte perché non è un lavoro molto facile da realizzare. Sono dei vestiti di battesimo, ce ne abbiamo due che sono veramente molto belli, questo è uno e l'altro dietro, questo è un poggiapiedi molto antico che si metteva ai piedi del letto, è ricamato tutto a mano, è epoca molto lontana, si pensa che sia dell'Ottocento addirittura perché generazioni molto lontane. Questa invece è una tasca, sempre ricamato a mano e tutto, ed era una tasca per mettere portapigiama praticamente. Signora, siamo davanti alla sua ultima creazione ancora incompiuta. Intanto ci vuole dire che cosa rappresenta e perché ci tiene così tanto a questo quadro? Perché è molto minuzioso nel suo lavoro, cioè ci sono molti particolari. Si chiama La donna velata, è tratta da un quadro di Raffaello. Questo sono tutti di fantasia, così, spontanei, delle cascate, uno scorcio. Che tecnica utilizza, signora? L'olio, praticamente sarebbe una tecnica fiamminga. Ha imparato da sola? Sì, ho fatto la scuola dell'arte, però non ho approfondito la pittura. Ho studiato, mi sono informata e ho fatto un pochettino di esperienza, piano piano sono cresciuta. Da quanto tempo dipinge? Da poco, 5 anni. Complimenti per i risultati allora. Grazie. Siamo qua con la signora? Francesca Barbagallo. E arrivate da Catania? Catania. Cosa avete di bello esposto qua oggi? Personalmente lavoro l'argilla e ceramizzo pietra lavica. Poi la signora Ronzisvalle lavora la pasta di mais e realizza miniature. E Giovanna, che gioca in casa, Giovanna Scardilli, è l'artista che realizza bigiotteria con le resine e tanta creatività. Cosa ne pensa di queste manifestazioni per valorizzare questi paesini piccolini? Molto molto bella, organizzata molto bene e mi ha entusiasmato l'entusiasmo che trasmette. Ho seguito l'evento tramite Facebook e devo dire che tutti gli interventi erano veramente
un'incitazione a partecipare. E poi è bella l'idea appunto di riuscire a conciliare un po' le varie voci dei quartieri, e quindi benissimo, benvenga tutto questo, evviva! San Filippo, quando è arrivata da Gira, il primo posto che ha occupato è stata la grotta, e ha dormito qua, sempre. Nella grotta c'erano i diavoli. Allora lui, per mandare via i diavoli, ha combattuto un po'. Ha fatto il segno della croce, per questo lui è andato a sbattere nel muro, perché ha fatto così. Quando c'è di qua, c'è di là, quando c'è di là, c'è di qua, e così ha formato la croce. Allora i diavoli sono usciti dalla finestra e San Filippo è andato a sbattere nel muro. Per questo è rimasta l'impronta della faccia. La grotta no, non è sempre aperta, è aperta per 7 giorni prima delle 12 di maggio, mercoledì. Ogni mercoledì viene detta la messa, ci sono tante persone, poi gli ultimi giorni, mercoledì prima delle 12 di maggio, viene fatta qua la messa, fuori la processione, San Filippo lo portano qua, poi da qua lo portano alla... Se si vuole visitare, la grotta è sempre aperta, è chiusa, ma si apre e si fa visitare tranquillamente. Una signora di fronte, che abita di fronte. Siete riusciti a ricostruire per intero un matrimonio degli anni 60? Sì, sì, abbiamo studiato proprio una simulazione di un matrimonio. Abbiamo usato naturalmente dei manichini, poi abbiamo usato tanti oggetti portati dai residenti del quartiere. Ognuno con tanto cura, con tanto amore, ha fatto questa ricerca e ha portato tutto. Abbiamo fatto tanti incontri prima di arrivare a questo giorno. Stamattina è dalle 5:30 che qualcuno già lavora, perché il vento un po' ci sta dando da filo da torcere, perché sposta le cose, però ho visto veramente tanto interesse. E veramente i residenti hanno bisogno forse di questo input per dimostrare che amano questo paese. Hanno dato una bella ripulita anche al quartiere, questo lo dobbiamo ammettere. Il quartiere sembra tutta un'altra cosa. Io non sono del quartiere, però ammetto che ha un altro volto stamattina. Abbiamo visto che avete anche due bianchine, credo che siano, con la collaborazione del club. Io ho parlato con lui, dietro non so chi ci sta, è stato così gentile, gli avevamo chiesto una, la rossa. Poi lui ha detto, ha visto tutto bellissimo, ora vi porto la macchina dei genitori e degli sposi, che ha portato l'altra. Non riuscite a ricostruirci un attimino come si celebrava il rito del matrimonio 50 anni fa? Io, mia mamma ha raccontato quello suo, che a tempi quando si usciva dalla chiesa si buttavano fave e calia e poi si raccoglievano fino all'ultimo. Per mangiare. E poi a casa si facevano biscotti, liquori di casa, ciambelle, ballavano di casa, sì, parte di casa. Poi a pranzo... che di quindi mi si faceva pollo a brodo, gallina a brodo, a pastine e polpettine. Poi la sera per i dolci c'erano tutte le invitate, tutte. C'erano cassatelle, ambasciatelle, amarette, liquori, che i vassoi che giravano.
il rosolio, poi c'era i dolci, si pigliava qualcuno in più, mi diceva nonna, mi contava sulla scondia, su portava. E i convettini dopo sono andati i convetti. Dico, io penso che una volta forse il divertimento non fosse tanto contemplato, cioè si pensava di più a lavorare, forse ci si divertiva in una maniera diversa, più genuina. Comunque, queste iniziative credo che possano far nascere un'altra volta questo desiderio per queste esperienze. Io ad esempio con questa iniziativa ho conosciuto tante di quelle persone, le signore veramente molto dedite, prendiamo questo, facciamo quello, prendiamo quello, veramente non ho mai visto una tale collaborazione. Io apparentemente c'è sempre la cosa, non si fa niente, però appena viene dato l'input, non è vero che non si fa niente, le cose appena c'è un input si parte, ed è desiderio pure di socializzazione. Le istituzioni devono essere presenti, il fatto ad esempio che sia arrivata, diciamo, più o meno tempestivamente la pulizia del quartiere, significa che in un certo senso l'istituzione appoggia la cosa, però ci vorrebbe molto di più, va, ecco. Vedo che questa manifestazione vi è piaciuta tantissimo, vogliamo riprometterci di riorganizzarla meglio per il prossimo anno? Abbiamo già stilato un elenco di tutti coloro che hanno partecipato per creare uno pseudo comitato, diciamo. E poi stiamo scrivendo anche le cose in cui potremmo migliorarci, cambiare qualcosa, richieste da fare per tempo. Sì, io penso che una seconda edizione potrebbe anche svilupparsi. E allora appuntamento al prossimo anno. Sì, un po' prima, magari un po' prima, così abbiamo l'ausilio dei fiori. Ecco. Avete arredato tutta la via Cornito, e da ieri che vi preparate abbiamo visto, vi abbiamo fatto pure le foto quando eravate di Ramazza. Brava. Sì, sì, anche io l'ho vista poi su internet, quella foto. Avete esposto un po' di vespe antiche e un po' di tradizione di Agira. Sicuramente, sì, così abbiamo fatto. Le cose antiche e le cose che piacciono ai giovani, le vespe. Speriamo che va tutto bene, speriamo per il prossimo anno che sia ancora più incrementata. Così vediamo cosa possiamo realizzare il prossimo anno. A posto, voi organizzate anche per carnevale, perché non mettete qua un po' di musica? Adesso il tema sono le vespe d'epoca, l'anno prossimo ci sarà un altro tema, vediamo cosa possiamo fare. Allora diamo un appuntamento all'anno prossimo. Sicuramente, l'anno prossimo speriamo che va sempre meglio. Signora, questa è anche un'occasione per socializzare, vengono persone, riscoprono anche possibilmente la via dove sono nate. È vero, infatti l'abbiamo visto anche su internet. Qualcuno diceva, questa è la strada che io facevo quando andavo a scuola, c'era la mia nonna, dove ci abitava la mia nonna, possiamo far rivivere così di nuovo il paese, che perché è fuori. Ma anche per le persone del luogo, che ci siamo anche qua, per quelli che ci siamo. Magari noi qua ci siamo, quindi è un'abitudine a vederli, ma per chi ormai non li vede più è una cosa, cioè, riscoprire di nuovo queste zone dimenticate, possibilmente dimenticate. Allora, cosa avete messo? Tutti gli oggetti antichi che abbiamo trovato all'ultimo momento, perché ci siamo organizzati da poco. Sono oggetti dei nostri parenti, zie, i miei nonni, la mamma di mia nonna, che fanno i dolci tipici di Agira, cassatelle, amaretti, infasciatelli, piscitelli, le cose che si facevano prima. Una cosa si ricorda, ma dice signora, a ricetta da cassatella, chi d'antica girina, ma dire. È un basto di cassatelle, è un basto, un chilo e mezzo di mandorle, senza caliate, a posto caliere. A posto. Un chilo e mezzo di mandorle, un chilo di zucchero, quattro buste di cioccolato, una madre, quattro ecceduce. E il limone, la spoglia del limone, la spoglia del limone grattugiata. A posto. E io poi ci penso, che mamma, scusate, perché io ormai ho 86 anni, mi scordi cose. Auguroni, perché ho fatto 86 anni ieri. Grazie. Decimo anniversario del campo scout ad Agira. Oggi è magari un campo un po' anomalo, perché non siete sulla terra, siete sulla pietra. Sì, effettivamente devo dire che è una cosa abbastanza simulata, però pur nella sua simulazione è riuscita bene. Abbiamo voluto festeggiare e ricordare così il nostro decimo anniversario di fondazione del gruppo Scout ad Agira, proprio emulando e simulando quello che è la realtà che ci coinvolge e ci vede presente nei boschi e nelle riserve naturali siciliane. Ci sono tutte le cose tipiche di un campo scout, a partire dalla tenda, con tutti gli angoli di squadriglia, quindi i tavoli, lavabi, pennone con alzabandiera, il portale e tutto quello che caratterizza appunto un campo scout.
In quanti siete membri del campo scout di Agira? Ahimè, in questo periodo è una fase un poco triste della storia dello scoutismo ad Agira. Siamo circa 40 tra adulti e ragazzi in tutte e tre le fasce di età che ci coinvolgono, però siamo stati anche più di 100 unità. E che organizzate come attività sia di campo sia praticamente l'attività normale del gruppo scout di Agira, qual è? Ce la vuoi descrivere? Le nostre attività, che si svolgono settimanalmente di solito la domenica, coinvolgono ragazzi che vanno da una fascia di età dagli 8 ai 21 anni, divisi in tre gruppi, in tre fasce di età. Abbiamo i lupetti dagli 8 agli 11 anni, gli esploratori e le guide dalla prima media al secondo e terzo anno superiore, e poi l'ultima fascia di età che va dai 16 ai 17 anni, grosso modo, fino ai 21, che sono i ragazzi del clan. Dopodiché i ragazzi prendono la cosiddetta partenza e decidono quello che debbono fare da grandi. Noi fondamentalmente cerchiamo di formare i buoni cittadini del domani. Una volta arrivati a 21 anni, i ragazzi poi hanno loro facoltà di decidere se continuare a fare servizio all'interno dell'associazione oppure svolgere le loro buone azioni quotidiane all'esterno, nel mondo normale, diciamo. E per chi volesse iscriversi deve rivolgersi direttamente a voi, passa per le parrocchie, come funziona? Sì, si può rivolgere a noi, si può rivolgere alla parrocchia Abbazia. Noi siamo un gruppo intercomunale, interparrocchiale, però in linea di massima ci appoggiamo alla parrocchia Abbazia, non fosse altro perché i locali sono concentrati qua, quindi tutte le nostre attività grosso modo si svolgono qua, anche se quest'anno ci siamo rilanciati, abbiamo fatto attività nelle altre parrocchie di Agira. Comunque, per chi volesse avere contatti con noi si può rivolgere a noi direttamente oppure in parrocchia. Ti ringraziamo Giuseppe, vi auguriamo buon pranzo, sentiamo un buon odorino, state preparando qualcosina. Quello è una simulazione un po' più reale, se volete rimanere, anzi. Signora, questa è tutta la via San Biagio, via Boote, diciamo tutto il quartiere di San Mnasi, alla Girina. Avete utilizzato fiori, delle foglie per addobbare questo splendido ponte. Sì, infatti, abbiamo deciso di organizzarlo così, con le cose antiche, abbiamo fatto l'edera, un po' di cose che avevamo a casa, le cose antiche. È stata la collaborazione di tutto il quartiere? Sì. Tutti ci siamo, però c'è stata una bella organizzazione. È anche un'occasione, diciamo, per far riscoprire dei quartieri un pochettino più nascosti, anche per creare un'aggregazione sociale. Forse arrivano delle persone che magari non venivano da tanto tempo, però sono originarie da qua. Qualcuno di questi vi è capitato? Sì, qualcuno sì, stamattina sì, io vabbè non sono stata qua, però so che qualcuno è venuto, infatti alcuni il ponte non lo conoscevano, quindi è un'occasione per conoscerlo, questa via, anche che è dietro la piazza, però non la conosce nessuno effettivamente. E speriamo che il prossimo anno si rifà di nuovo, se la cosa va in porto, speriamo che saremo pronte di nuovo ad organizzarci di nuovo, va.
Allora, signora, qua abbiamo tanti corredini di battesimo, giusto? Ci sono i corredini di battesimo, il corredo di mia mamma, dei tempi, tutte le varie indumenti, i vestiti di prima comunione che sono delle mie sorelle gemelle, quello al centro diciamo, è il mio, e poi i vari oggetti dell'antichità. Quelle sono oggetti fatti dai ragazzi che andavano a falegname, che imparavano a fare per fare poi quelle grandi. Comunque tutto il baule diciamo della nonna, perché sono tutte un corredo antico, ci sono i vari abiti che usavano allora, adesso sono tutte, ma quelle sono fatte tutte a mano. Vi siete organizzati tra vicini, c'è stato un po' di collaborazione? Sì, un po' di collaborazione tra i vicini c'è stata. Qualche visitatore già c'è stato, qualcuno da fuori che viene? Qualcuno ancora da fuori no, ci sono state solo due persone, gli altri sono stati quelle del quartiere diciamo, una è venuta dall'abbazia. Che ne pensa di queste iniziative per valorizzare delle zone del paese che magari vengono? Sarebbe una bella organizzazione se viene più popolarizzata, più... Ho avuto sempre questa passione, ma non ho un particolare espressività. A volte vedo le cipolle e mi piacerebbe fare le cipolle, qualche altro oggetto, o soggetto. Quello che realizzo lo faccio col tempo. Ci devo dedicare molto tempo perché non sono, come dicevo, un artista studiato. E quindi... Io ho cominciato da quando sono andato in pensione, diversi anni dopo, ma niente di più di tanto. Quando finisco qualche quadretto, magari vado in campagna e faccio l'orto, poi se devo stare qualche mezza giornata di disponibilità a consumare colori, allora faccio. Non è mia abitudine la passeggiata a Sant'Antonino, anche se la piazza meriterebbe molto di più di quella che effettivamente esprime. Orazio Conti. Questo è il Cristo. Francesca, abbiamo dietro il famosissimo e credo unico in tutto il Mediterraneo Aron in pietra. Sì, allora l'Aron che abbiamo ad Agira è veramente una delle ricchezze più grandi, perché è uno dei pochissimi Aron che possiamo trovare in pietra. E infatti gli ebrei erano soliti costruire gli Aron in legno perché appunto li trasportavano, quindi evidentemente il fatto che l'abbiano costruito in pietra sta a significare come qui esisteva, e intorno al 1454, anno appunto in cui risale l'Aron, una comunità di ebrei stanziata qui che viveva appunto e che commerciava. Questo era anche indice del fatto che Agira in quell'epoca aveva una vita veramente commerciale abbastanza florida. L'Aron appunto risale al 1454, quindi l'anno in cui appunto eravamo sotto la casa degli Aragonesi, e successivamente gli ebrei furono scacciati da Agira nel 1492, quindi dovettero lasciare appunto questo reperto, che poi venne trasferito in chiesa perché inizialmente fu scambiato per un portale aragonese.
paese. E successivamente numerosi studiosi della cultura, della storia degli ebrei, hanno poi invece ricostruito appunto la storia di questo portale come uno delle ricchezze appunto della cultura ebraica, proprio perché appunto era il luogo dove gli ebrei erano soliti pregare, perché conservava la Torah, i cinque libri appunto della Bibbia, dove gli ebrei appunto pregavano. Infatti il luogo appunto dove è stato ritrovato l'Aron era appunto questa sinagoga alle spalle di questa chiesa. Della sinagoga diciamo non è rimasto quasi niente, ma perché? Perché la sinagoga successivamente venne utilizzata dai monaci, dai eremiti, e poi successivamente da una congregazione, e quindi viene adibita al culto appunto cattolico. E sulla storia degli ebrei sostanzialmente non ci sono molte cose ancora da scoprire, da riscoprire, perché appunto l'unica cosa che si era mantenuta era stato appunto questo Aron, ma perché? Perché semplicemente venne utilizzato come un portale, quindi diciamo come un altare, ecco, di una chiesa cattolica. O primo trao, ora c'è Osakun. Siamo qua sotto noi. Ancora non esiste dopo noi. Ora Renzo. Ora abbiamo una pietra. Vicino a pietra. Qua è catturare. Lei. Aspettate che tiro. Che io sono. Non tira. La donna. La donna confusa. A pietra che abbiamo già. Ora vediamo da qui. Sì. La donna è aperta. Chi stai aprendo? Sì. Chi lo si avvicina a ciò sai? Chi lo si avvicina a ciò sai? Io con chi due sogno con chi due. Perfetto. Io e tu siamo insieme. E chi due sono con l'altro? Allora io sogno primo. Sì, sì, sarà. Io sono primo. Orre. Orre. Come sono i soldi? Pigliano a me e si è fatto questa maniera. E io giro. Quando gira. Invece se si piglia da una parte. Se si piglia di questa maniera, noi chiamiamo a testacola. Sì, testacola. Testacola come? Tale ha stagliato un lepito di due. A testa d'acqua, vai. Acqua che cadere. Chi fa cadere il re non vince i soldi, vince dove vanno a finire i soldi chi c'ha il briglio più vicino. Buono fu! Bravo gli sempre! Ancora le teste! Ai. Bello! Luca Rosso. Ai. Bello! Bella! Uno. Vengio, signor Filippo Cutrona. Perché? Perché si pigliava i soldi. Si c'è cadere o cosa? No, si pigliava i soldi. Quale cadere? Cadere che fa cadere niente ne va. Ah, e come si pigliava i soldi? Perché era più vicino? Ci arrivavo con quei soldi vicino. O briglio più vicino si piglia i soldi. No. Questi sono, mia mamma è sposata nel 49 e sono tutte della stessa epoca, 49-50. Quindi hanno più di 60 anni. Più di 60 anni, anni, sì. Infatti è il cotone a tre ferse perché lo univano, perché non esisteva questo cotone così largo. E poi c'erano ricamate in vari modi, questo era punto rovi, lo chiamavano, quella di taglio, insomma tutti. Naturalmente tutto rigorosamente fatto a mano e tutto fatto a casa. Poi qua ci sono tutte le coperte che si usavano allora. E questi erano gli antichi copriletti damascate con le varie frange. Questa è la tovaglia antica lindana che si usava. C'erano i tavoli piccolini, manifestazioni come Passeggiando lungo la nostra storia, ma anche quella là di oggi, che nasce oggi e nel piccolo
praticamente ha cercato di coinvolgere tutti i quartieri di Agira in contemporanea. Servono a valorizzare il tessuto sociale agirino e sensibilizzare anche quelli da fuori. Le nostre tradizioni e andare a riscoprire, perché ho visto altri punti, noi essendo impegnati qua, ma ho visto altri angoli, è stata un'iniziativa bellissima, una cosa cioè, veramente importante per Agira, e l'impegno e le persone si sentivano coinvolte al 100%, ho visto una cosa che si sperimenta in questo, diciamo per la prima volta in questa occasione, ma penso su cui si può puntare e farla crescere, la collaborazione tra varie associazioni. Gli agirini manca lo stimolo, se c'è lo stimolo si parte, se no siamo ormai in una fase di accomodati, gli agirini si sta un pochettino, però quando c'è lo stimolo è vero che si organizza e si sa organizzare bene. Quindi speriamo che sia la prima manifestazione fatta in collaborazione tra tutte le associazioni di una lunga serie. Speriamo. Ok, e in bocca al lupo per oggi. Crepi.